Che mi dicevi? Dico che, un'altra cosa da regolamentare sono le primarie, perché tramite le primarie io posso scegliere un presidente del consiglio, un sindaco, eccetera, senza strutturalmente, senza controllo. Per cui si aprono i seggi, no? E dove si vede che è cittadino italiano, c'è il documento, c'ha diritto di voto, esprime il suo parere, il suo voto in relazione alla sua ideologia. No che io vado da una parte, c'è sta quello, senti che io da un euro qualcuno fa votare, fammi il piacere, è così. No, poi esce Tizio, poi esce Caio, che c'entra niente. Vabbè, però pure lì rissiamo da capo a 12, no? Ma che senso c'ha? Famo passare un po'. Nate piano che ci sono i tossi! Ma che senso c'ha fare le primarie? Allora io faccio le primarie qui a Frascati, viene eletto Paolo Pellicciari, a destra o a sinistra, poi quando sta in consiglio comunale, se stava a destra passa a sinistra, al contrario generalmente no, almeno qua a Frascati, perché c'è stata sempre a sinistra. Che senso c'ha? Ma il vincolo di mandato, ma lo vogliamo mettere pure a livello di condominio? Ma è un principio, no? È un principio, no? Io ho il condominio mio, c'è sta una signora, non voglio fare nome, abbiamo il portone che sono 10 anni che non lo pulisce, no? Sozzo, io non lo lascio là, cambiamo il portone perché si è becchiato, ma pure là bisognerebbe mettere mano. Però rimane il fatto che nel momento in cui fa le primarie vince di Seccaio per una coalizione che poi è finito, secondo me deve finire le primarie di partito, no? Cioè, perché le primarie devono essere di coalizione. Quando io vedo centrodestra la cosa 3%, quell'altro 5%, 20%, poi alla fine quando vanno a mettere a sede chi va quello, chi va quell'altro, allora io devo sapere, popolo sovrano, devo sapere la Meloni con chi si schiera e che cosa vuole fare, e alla fine voglio scegliere, non posso scegliere, no? Perché di fatto magari, che so, voti Forza Italia e te esce la Meloni che te fa cascare, no? Non è possibile, dobbiamo riportare la democrazia con la D maiuscola ai cittadini. Io sono cresciuto in democrazia e vorrei morire in democrazia. Ma che mi dici sta cosa, ma Alfano che sta al governo, no? Ma faceva parte della coalizione del PD? Del centrodestra. Ah no, del PD? No, ha preso i voti del centrodestra. Come quell'altro, che stava sul palco addosso a Spalletta, poi si è preso il pennacchio con Spalletta. Per esempio, il Senato tu mi fai un Senato di cose, di consiglieri regionali, nominati, no? Io dico, se devi nominare qualcuno, non nominare i consiglieri, nomina giuristi o costituzionalisti. Tu non mi puoi mettere in Senato che dovrebbe essere quello che controlla. Vabbè, ma la Regione ha dato nel tempo ampi esempi, specialmente qui nel Lazio. Potremmo vedere per esempio Marrazzo a suo tempo, Marrazzo al Senato, oppure Fiorito al Senato. Tutte personalità. Però allora alla fine io non conto niente. Già il fatto, per esempio città metropolitana, no? Io non c'ho niente contro Tessici, ma anche io mi trovo Tessì consigliere di fatto senza sapere perché, capito? Cioè non è perché magari meriterebbe pure la mia considerazione e il mio voto, però ti posso assicurare che gradirei che in queste parti siano rispettate la democrazia, perché qui il problema di questo fatto non sta nel fatto di un referendum, è che va contro i principi elementari della democrazia. Che te devo dire? Per cui voto no.